Questa mattina hanno preso il via al MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le operazioni di restauro del mosaico ritrovato nell'Ottocento negli scavi di Pompei e risalente al 100 avanti Cristo, mosaico che rappresenta una scena della battaglia di Isso tra Alessandro Magno e Dario III di Persia. Il mosaico ha dimensioni importanti di 5,82 x 3,3 metri, ha un peso di circa 7 tonnellate ed è composto da 1 milione di tessere. Fu sepolto dall'eruzione del Vesuvio nell'ottobre del 79 d.C. e decorava il pavimento della Domus del Fauno. Si tratta del più grande e più importante mosaico del mondo antico per qualità soprattutto, è in opus vermiculatum e ha oltre 1 milione di tessere. Per questo abbiamo deciso di intraprendere un'avventura fondamentale di recupero di questo prezioso manufatto, e questo l'abbiamo fatto con uno sponsor internazionale e soprattutto con la competenza di tantissime università. Poi l'annuncio di importanti progetti per il museo, pandemia permettendo. Noi abbiamo investito questi 12 mesi in una intensa programmazione che ci porteranno ad essere uno dei pochi musei, al momento della riapertura, a offrire una grandissima mostra, quella dei gladiatori, che lanceremo il 31 di marzo comunque in streaming e che poi offriremo a tutto il mondo da quando ci sarà concesso di riaprire.